quanto è bella oggi Arezzo, così piena di turisti, con tutti i nostri gruppi di rievocazione storica. Questa è la Toscana è terra di arte, terra di cultura, terra di bellezza, terra di storie e tradizioni secolari come questa del Capodanno dell'Annunciazione. Oggi essere qui è un modo per dire grazie a chi ogni giorno si impegna volontariamente per portare avanti le nostre tradizioni, per fare in modo che quelle tradizioni diventino attualità e consentano di costruire, come in questo caso, una folta presenza di pubblico. Un terzo del nostro calendario fa riferimento a questa tradizione. E allora è bene far rivivere le città toscane in questo modo, con in questo caso 70 gruppi storici che ci consegnano una rievocazione che dà il senso delle nostre radici e della nostra identità. Vestono questi costumi storici, ma che hanno dentro la voglia di essere toscani attraverso quello che rappresenta la rievocazione, appartenere a questa meravigliosa terra. È stata una scelta molto bella quella di fare il Capodanno toscano itinerante nelle varie città toscane e Arezzo, devo dire, ha accolto molto bene la proposta e si sta rivelando un corteo bellissimo e una giornata bellissima. Oggi sono pieno di orgoglio perché questa manifestazione bella di tutta la Toscana si celebra nella nostra città e doppiamente orgoglioso perché l'amministrazione comunale, l'ufficio giosta del Saracino e tutti gli attori che hanno contribuito a far sì che questo si avverasse hanno lavorato in una maniera splendida. Arezzo, capitale della rievocazione storica in Toscana. Siamo stati la prima regione a normare la materia della rievocazione storica. Occorre sicuramente fare di più anche a livello nazionale. Una modifica alla legge 74 che imponeva già, tenendo conto dell'infrazione che abbiamo come Regione Toscana per l'emissione in aria di PM10 oppure di biossido. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la Piana Lucchese e Val di Nievole, dove in quei territori ci saranno da parte dei sindaci, ci sono state da parte dei sindaci dei divieti di accensione di camini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il camino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei camini che sotto le tre stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in aria queste polveri che sono davvero dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto PATOS tenuto dall'Università di Firenze. Da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività, quindi dell'accensione del camino, di oltre il 53%, l'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre, ma qui naturalmente la Regione Toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la Regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti. I cittadini possono sostituire o ammodernare il camino con nessun costo, tenendo conto dell'ISEE, perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non dovranno anticipare nessun soldo. Siamo, attraverso il lavoro che abbiamo fatto commissione, siamo riusciti a cambiare, cioè non ci sarà un anticipo da parte del cittadino, ma ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non costerà niente a determinate categorie di cittadini cambiare il camino, lo potranno quindi continuare, una volta fatto il lavoro, continuare ad accendere, e questo significa intervenire sulla salute di quei cittadini. Davvero il rischio è molto alto e l'incidenza delle malattie è molto alta. C'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo. Noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva, diciamo,
lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree, diciamo, di Pistoia e di Lucca, e la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo. Abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa. Il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria. È evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza. È evidente che adesso dalla bella stagione non ci saranno più un problema così tassativo, la questione poi ripartirà a settembre. Nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere le risorse per fare elementi di incentivazione per sostituire quei caminetti che non sono più a norma, e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi. Valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni. Poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Un provvedimento, quello oggi in discussione sulle PM10, che scarica i costi dei ritardi della Regione Toscana sui cittadini e sui sindaci delle comunità. È stato evidenziato in primo luogo da parte degli amministratori comunali auditi nelle commissioni che hanno lavorato prima del Consiglio regionale di oggi, e sono stati evidenziati i limiti di questa normativa. I vigili urbani non sono in grado, non hanno la formazione adeguata, è difficile fargliela, sono un numero esiguo, specialmente nei comuni piccoli, e hanno anche probabilmente delle limitazioni giuridiche dal punto di vista dell'accesso agli immobili dei cittadini per svolgere i controlli che chiede la Regione Toscana. Allo stesso modo, gli studi che sono stati fatti sulla quello che è le ragioni dell'inquinamento, in particolar modo penso alla provincia di Lucca, penso alla provincia di Pistoia, ma anche a Firenze, che sia da addebitarsi per la maggior parte ai camini, è questione largamente discutibile. Tant'è vero che anche nei momenti in cui i camini non erano accesi perché abbiamo goduto di una temperatura molto alta, ebbene quelle centraline misuravano numeri che sforavano le limitazioni previste. E anche in questi giorni è notizia che proprio in Lucchesia, a seguito del fatto che un'azienda molto importante di cellulosa ha preso fuoco, ebbene quella situazione, che è da parificarsi sostanzialmente a un grande abbruciamento di legna, non ha dato luogo a variazioni sulle centraline. Quindi in realtà, e molto probabilmente, bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la Regione Toscana è in forte ritardo, come è stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la Regione Toscana, probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di sopportare, e lo fa nel momento di maggior crisi economica che fa seguito alla pandemia. Non potevamo ovviamente sostenere questo tipo di provvedimento, al di là che siamo assolutamente attenti ai temi della salute, e lo dimostra l'intervento importante che sta facendo il governo di centrodestra. Se la Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10, è probabile che nella piana di Lucca sarebbero venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è. Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze
del personale che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello del PM10, siamo appunto a capo. Grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte e in altri casi, l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incomunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. Un progetto che si chiamava Fuori dal Comune e l'obiettivo era vincere una sfida vinta perché oggi quei progetti che sono nati dal basso, sono nati dalle ragazze e dai ragazzi, si stanno consolidando e sono contento che questa iniziativa che abbiamo svolto fianco a fianco ad Oxfam stia portando i frutti che ci aspettavamo. Coinvolgere i giovani, renderli protagonisti del presente e del futuro, costruire le condizioni per creare socialità e dare risposte ai territori. Territori diversi che si sono messi insieme, territori con storie differenti che sono riuscite a costruire una proposta comune. Quindi un grazie a tutti loro e un buon cammino perché ci sarà ancora tanta strada da fare. Allora, diciamo che il progetto Fuori dal Comune è un progetto dove il Comune di Arezzo ha collaborato per la fase aretina, diciamo, ma l'idea e il merito sono ovviamente delle associazioni Farrago Arezzo che spacca, con le quali però il Comune di Arezzo collabora da anni. Abbiamo attivi molti progetti, abbiamo partecipato al bando di ANCI, dove con il progetto Oltrecamera abbiamo vinto, abbiamo avuto per oltre 500 ragazzi mesi e mesi di riprese di una serie TV che poi verrà distribuita presto su una piattaforma internazionale, ma che ha dato possibilità appunto ai giovani di uscire anche dalla condizione di NEET attraverso un progetto del genere e poi trovare un proprio futuro. Con Farrago Arezzo che spacca collaboriamo insieme anche ad altre associazioni ed enti del terzo settore nella gestione di ben 3 centri giovani comunali. Abbiamo partecipato anche ad altri bandi, tra cui quello proprio specifico su NEET sempre di ANCI, del quale aspettiamo fiduciosi gli esiti. Quindi non io, ma qualcuno ha definito questo come modello Arezzo, che non nasce con me assessore, ma nasce diversi anni fa, proprio perché ad Arezzo c'è sempre stata questa collaborazione tra quelli che oggi sono gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione. Quando i ragazzi mi dicevano che in altre realtà non è proprio così semplice, non tanto fare le cose quanto pensarle e organizzarle, beh, dico, dobbiamo fare qualcosa e quindi poi è venuto fuori questo progetto. Ringrazio anche il Consiglio regionale per averlo approvato e appunto è l'auspicio mio e quello dei ragazzi che possa continuare e magari anche essere esteso in altre province. No, allora è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché siamo riusciti a mettere in pratica quello che noi abbiamo appreso in tantissimi anni di esperienza e l'abbiamo portato a disposizione di questi ragazzi, di questi progetti musicali, con i quali abbiamo fatto proprio un percorso formativo mirato sia alla costruzione della band in sé da un punto di vista più formale, sia da un punto di vista pratico nell'andare ad applicare delle migliorie musicali in quello che già erano dei progetti bellissimi, appunto, sia Siena che a Grosseto che Arezzo. Sostanzialmente abbiamo fatto tutto ciò sia per dargli un futuro già migliore e avvantaggiato nel mondo della musica, sia per andare a concludere questa bellissima esperienza all'interno della cornice del Lab 2030 ad Arezzo con un concerto finale con tutti e tre i partecipanti. Sono uscite 3 band, Mark dalla provincia di Siena, Review dalla provincia di Arezzo, Andem dalla provincia di Grosseto. Allora, innanzitutto è stata un'esperienza fuori dal comune, così come recitava il titolo del progetto, dobbiamo dire che poi si è davvero concretizzata come un'esperienza eccezionale, perché proprio i ragazzi hanno risposto in modo profondamente emotivo e non ce lo aspettavamo. Noi abbiamo fatto delle full immersion di 3 giorni in queste città dove abbiamo seminato e stiamo cercando anche di raccogliere tuttora adesso, perché abbiamo mantenuto dei rapporti molto stretti con i gruppi delle 3 città. L'intento era quello di rigenerare spazi e competenze e abbiamo capito che con un piccolo sforzo in più e con un po' di continuità tutto questo è possibile anche negli spazi più abbandonati. Io lo definisco un progetto straordinario, unico nel suo genere. Va riconosciuto che è stata un'intuizione. A me avevo in testa questa idea di rendere i ragazzi coprotagonisti di una progettualità,
uscire di casa, a dare loro uno spazio comune che dovesse essere nelle città, un'area urbana da riqualificare, non da riqualificare né con soldi del PNRR né con opere pubbliche che molte volte sono ovviamente prive di emozionalità, ma provare con una dimensione relazionale a dare emozione ai ragazzi. Questo era l'obiettivo che mi ero posto quando ho dato vita a questa legge, condivisa poi dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio regionale, uno stanziamento economico importante, ma nel contempo non chissà cosa, ma che però ha dato un moltiplicatore straordinario, perché ha ridato vita a tanti giovani che, soprattutto dopo la pandemia, hanno trovato dei livelli di socialità nuovi, non scontati, relazioni, e poi da questo possono nascere tante cose. Beh, abbiamo trovato innanzitutto una voglia di creare una comunità. Tante persone, grazie a questa esperienza, hanno scoperto che incontrare gli altri è una cosa bella, costruire il proprio futuro insieme alle altre persone è meglio che costruirlo da soli, anche in discipline artistiche che di solito puntano allo sviluppo solamente personale. Noi abbiamo provato a mettere a sistema i nostri percorsi di appartenenza, la musica e il cinema, a servizio della costruzione di una comunità che punterà a essere sempre più regionale, e quindi speriamo di andare avanti con questo progetto che è stato veramente bellissimo. We'll be right back.